Buongiorno, sono Cristina Gelli e oggi vi parlo del contorno ad Empoli. Vasari ci racconta che durante la peste del 1523 Jacopo, il nostro contorno, si rifugiò alla certosa del Galluzzo portando con sé soltanto il fidato Bronzino. E sempre Vasari, che peraltro non sarà neanche troppo generoso nel commentare i lavori di Jacopo alla certosa del Galluzzo, ci dice che proprio lì il nostro pittore, in quella quiete, in quel silenzio e in quella solitudine, poté riacquistare quella serenità troppo presto perduta. Jacopo, infatti, era nato a Pontorme il 24 maggio del 1494, nella casa che fu costretto a lasciare giovanissimo a causa delle sfortunate vicende familiari. In pochissimi anni aveva infatti perduto il babbo Bartolomeo, la mamma Alessandra e il nonno. Fu la nonna Brigida a portarlo a 13 anni a Firenze, dove in poco tempo si affermò come artista. Non dimenticò mai la sua Pontorme e anche i pontormesi si ricordarono di lui. Il grido e la fama di Jacopo spinsero infatti i suoi concittadini a fargli affrescare un'arme bellissima sulla porta di accesso al borgo, opera oggi purtroppo perduta. Non solo, per la chiesa di San Michele dipinse due tavole che ancora oggi sono lì conservate. Si trovano nel presbiterio, sull'altare a destra, in fondo alla chiesa, nella loro antica, anche se non originaria, collocazione. Rappresentano San Giovanni Evangelista e San Michele Arcangelo e ora sull'altare incorniciano un antico crocifisso. I due santi sembrano pensati in contrappunto. Unico elemento speculare è il manto rosso che li avvolge, tanto morbido e sinuoso per l'Evangelista quanto frastagliato e crepitante per l'Arcangelo. Giovanni è rappresentato secondo l'iconografia tradizionale, il vecchio con la barba lunga, l'aquila ritta ai suoi piedi, che guarda verso la luce proveniente dall'altare. Sembra interrogarla per cercare l'ispirazione per iniziare a scrivere su quel librone aperto, forse l'Apocalisse, nei passi che riguardano San Michele. Questi, più giovani, che veste la tedesca, come avrebbe detto Vasari, con quell'armatura di metallo brillante, viene chiamato a soppesare le anime nel giorno del giudizio e a vincere il demonio. Sì, è proprio il demonio, un diavoletto ingannevole nelle sue forme paffute, quel bimbo accovacciato ai suoi piedi, riconoscibile soltanto per l'orecchio acuminato e per l'ala da pipistrello. Quando Jacopo dipinse questi due santi, aveva con sé già un bagaglio importante di esperienze. Qui si riassumono tutte: Michelangelo, l'arte ellenistica e l'arte d'Oltralpe, Leonardo e la sua capacità di restituire alle figure il moto e il fiato. Inoltre tratta un tema a lui tanto caro, legato alle predicazioni apocalittiche, all'adesione ai pensieri riformatori e moralizzanti di origine savonaroliana che il Pontormo abbracciava. Facevano parte della sua etica. Jacopo consegnò quindi ai suoi concittadini un'opera che, secondo i criteri del tempo, nella lingua e nello stile, fosse in grado di sommuovere gli animi.